Questa settimana su Obiettivo Lavoro News, studiare in Valle d'Aosta l'offerta formativa universitaria. Nelle prossime settimane il Ministero dell'Università e della Ricerca comunicherà il termine ultimo per le prescrizioni universitarie. I ragazzi dell'ultimo anno delle scuole superiori avranno in seguito circa un mese per indicare quale percorso di studi vogliono intraprendere. Questa settimana iniziamo quindi a parlare di percorsi di formazione post-diploma, presentando l'offerta formativa dell'Università della Valle d'Aosta e della sede di Rest del Politecnico di Torino. L'Ateneo Valdostano presenta 5 facoltà e 6 corsi di laurea, di cui uno di laurea specialistica. Il corso di laurea in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale si indirizza a quanti aspirano a lavorare nelle imprese come manager o imprenditore, nelle amministrazioni pubbliche o nelle libere professioni economiche. La Facoltà di Scienze della Formazione offre 2 corsi di laurea in Scienze dell'Educazione e Scienze della Formazione Primaria. Scienze e tecniche psicologiche, il corso di laurea specialistica in psicologia, sono i 2 percorsi proposti dalla Facoltà di Psicologia. L'offerta formativa dell'Ateneo Valdostano si completa infine con i corsi di laurea in Lingue e Comunicazione per il Territorio, l'Impresa e il Turismo e con il corso in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali. Sono attualmente 2 i corsi di laurea proposti dalla sede di Verrest del Politecnico di Torino, Ingegneria Meccatronica e Ingegneria Informatica, che hanno rispettivamente l'obiettivo di formare un tecnico con solide conoscenze ingegneristiche di base in grado di progettare, realizzare e gestire apparecchiature e sistemi con elevata integrazione tra parti meccaniche ed elettroniche ed esperti della progettazione, ingegnerizzazione, produzione, esercizio e manutenzione dei sistemi di elaborazione dei sistemi informatici. Sotto la lente questa settimana Erasmus Giovani Imprenditori. Il programma Erasmus per giovani imprenditori aiuta l'imprenditore ad acquisire importanti competenze ed estendere la propria attività a livello europeo. Gli obiettivi del programma sono in particolare di offrire ai nuovi imprenditori la possibilità di rapportarsi direttamente con imprenditori già affermati che gestiscono piccole e medie imprese in un altro paese dell'Unione Europea, per conoscerne ed acquisirne le competenze, di favorirne lo scambio di esperienze tra nuovi imprenditori e professionisti già affermati, facilitare l'accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner commerciali e permettere anche ad imprenditori già affermati di sviluppare relazioni commerciali con nuove attori a livello comunitario. Il programma si rivolge a nuovi imprenditori che stanno seriamente pianificando di costruire una propria impresa o l'hanno costituita nel corso degli ultimi 3 anni, oppure imprenditori già affermati titolari o responsabili di una piccola media impresa nell'Unione Europea. L'Erasmus Imprenditori offre ai nuovi imprenditori l'opportunità di collaborare per un periodo della durata massima di 6 mesi con un imprenditore già affermato o di un altro paese dell'UE. E ricordiamo ai lettori di Obiettivo Lavoro News che potranno trovare copie della rivista presso l'Agenzia Regionale del Lavoro, i Centri per l'Impiego di Aosta, Morges e Verrès, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo Regionale presso le Biblioteche del Territorio. Inoltre è possibile ricevere la rivista in posta elettronica iscrivendosi alla newsletter a partire dal sito www.regione.vda.it alla voce lavoro.